Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del martedì. Il dollaro ha trovato supporto da parte degli investitori preoccupati per la recessione e che cercano sicurezza per mantenersi appena al di sotto di un massimo di due decenni, essendo scivolato alla fine della scorsa settimana dopo che i dati economici negativi degli Stati Uniti hanno ridotto le scommesse sugli aumenti di tassi di interesse statunitensi. Il provider di money transfer Wise ha affermato che l'autorità di regolamentazione del Regno Unito sta indagando sul suo amministratore delegato dopo una violazione delle tasse. Wise ha affermato che la Financial Conduct Authority britannica ha aperto un'indagine sul cofondatore e amministratore delegato Christo Karman. Le azioni mondiali hanno esteso il loro rimbalzo basandosi sulla forte chiusura di Wall Street di venerdì, poiché i prezzi del petrolio fuori picco hanno contribuito a migliorare il sentiment ed attenuare i timori di un'inflazione prolungata. Il dollaro americano è aumentato dello 0,3% rispetto allo yen giapponese nell'ultima sessione di trading. Il CCI sta dando un segnale sell. La coppia Bitcoin-dollaro americano è caduta dell'1,1% nell'ultima sessione, dopo aver perso il 2% durante la sessione. Il ROC sta dando un segnale buy. La coppia oro-dollaro americano ha perso lo 0,3% nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI sta dando un segnale sell, che coincide con la nostra analisi tecnica generale. La coppia petrolio grigio-dollaro americano ha guadagnato il 3% nell'ultima sessione, dopo essere aumentata fino al 3,7% durante la sessione. Il segnale buy del ROC è in linea con l'analisi tecnica generale. La fiducia dei consumatori degli Stati Uniti sarà rilasciata alle 14, l'S&P Case Shiller Home Price Indices degli Stati Uniti alle 13, l'indagine sulla fiducia dei consumatori di GfK della Germania alle 6. La vendita al dettaglio dell'Irlanda sarà rilasciata alle 10, la grande distribuzione del Giappone alle 23.50, la vendita al dettaglio del Giappone alle 23.50. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il resoconto finanziario del martedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.